la 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 la. Nella nebbia sei un faro ormai lontano, troppo tenue per un mondo fatto solo di rumori. Ricordati in un mattino troppo forte più del sole, e oramai non ce la fa a scaldare questo mondo fatto solo di tristezza, troppo grigio ormai per te. Ricordarti in mezzo al fumo dei falò su spiagge nostre, troppo strana per un mondo fatto solo di rumori. Ricordarti in quel momento più cosciente di noi tutti, che stavamo criticando il nostro mondo strampalato. Ricordati in mezzo al fumo dei falò su spiagge, ricordare Augusto è... non è facile, perché Augusto è una grande persona, e delle volte mi chiedono un ricordo, il più bello dei ricordi di Augusto. Io dico, rispondo sempre che non c'è un ricordo più bello di Augusto, ce ne sono tanti, quindi dirne uno solo sarebbe sminuire i 30 anni di vita che io ho passato insieme a lui. Poi credo che Augusto non vorrebbe mai che io parlassi di un ricordo. Conoscendo, almeno penso di averlo conosciuto abbastanza bene, 30 anni non sono pochi. Di certo, quando penso ad Augusto così, che dico, sento che mi manca la persona sua, manca l'uomo, e chiaramente manca anche l'artista, perché sarei anche bugiardo, delle volte non lo si dice perché si può anche passare per dei piagnoni, quindi non è bello. Però sicuramente ci sono dei momenti che uno sente il bisogno, cioè di rincontrare l'amico, e so che questo non è più possibile. Credo che quando uno come lui canta in un, come tutti conoscono bene, che scriveva testi personalissimi, che secondo me solo lui poteva fare, che dipingere in un modo tutto suo, credo che veramente qua uno non può che inchinarsi di fronte a questo grande artista. Ecco perché io dico, più che distinguiamo sempre l'artista dal musicista. Io mi sento un musicista o un suonatore, come volete voi. Invece Augusto era l'artista, e questo non è che io ci stessi male, questo, anzi mi faceva piacere. Io ho avuto la fortuna di vivere con questo artista per 30 anni.
direi che non è poco, insomma, 30 anni, ne avrei vissuti anche altri 100 volentieri con lui. È bello comunque vedere tante persone, tanti ragazzi che pensano ad Augusto, che organizzano feste ricordando Augusto, le iniziative poi, il tributo ad Augusto, l'associazione Augusto per la vita. Ovunque si parla di Augusto quando si parla di nomadi. Adesso i nomadi hanno una loro strada, giustamente, ed è giusto che sia così. Però è una strada che è stata tracciata da Augusto insieme a me e da altri amici con cui partimmo nel lontano 63. Io sono felice, come musicista sono felice come uomo e mi auguro che continui così ancora per tanti anni, i nomadi per la loro strada che andando avanti tengono sempre in alto il nome d'Augusto e i ragazzi che si avvicineranno alla storia dei nomadi avranno modo comunque di conoscere Augusto tramite le nostre canzoni, tramite me e tutti gli amici che sono insieme a me. È un assegno di 1,5 milioni che io a nome del gruppo giornalisti musicali consegno a Renz, a Luca e Sergio del Visca 99 Posse, io glielo consegno, è per l'affidamento a distanza di un bambino palestinese per un anno. Novellara tanto tempo fa. Mi chiamo Augusto e questo nome mi piace. Qualcuno mi chiama anche Agostino e questo mi piace un po' meno. Sono un acquario esageratamente acquario con un poco di tutti gli altri segni. Non ho detto le virtù di tutti gli altri segni. Non disegno per hobby, scritto senza l'H ma con tutte le lettere maiuscole. Penso che ci sia qualcosa di più di una semplice collezione di segni su segni. Ci sono periodi in cui prendo il mio disegnare forse un po' troppo sul serio. Allora mi perdo con la mente, sono sbadato, un poco cioccato, ho una guida pericolosa al volante e mi dimentico di pagare i debiti. Questi periodi sono subito seguiti da altri periodi in cui mi chiedo se valga veramente la pena di passare ore e ore su dei fogli da colorare. Se lavorare, mangiare, bere, amare, vivere, colorare sia la vita. Allora divento sbadato, un poco triste, leggo molto, assumo una guida assente e pericolosa al volante e mi dimentico di pagare i debiti. Subito dopo ci sono periodi in cui il buffone che è in me esce e ride. Ride e fa ridere. Allora via all'osteria in sintonia perfetta con gli amici e bere, cantare, mangiare e ancora bere. Divento così sbadato, sognante, l'amore torna a galla nel vino, al volante divento pericolosamente incosciente e mi dimentico di saldare i miei debiti. Chi non ti ama, gli stulini neve, perché non si spezzi come un giunco al vento, perché abbia forza
è pure lieve. Perché non dimentichi un solo momento, perché il grano sia sempre più alto. Io canto e aspetto te. A festa in fondo ai suoi occhi, perché non sia guerra, perché non sia fame, perché non ci siano confini bugiardi, perché ci siano giorni lontani, perché questa terra non sia paradiso. Io canto e aspetto te. Giorni belli durino anni, perché non conosca la cattiveria, perché ogni zingaro non metta radici, perché ogni gioco cosa seria, perché i suoi capelli siano sempre più belli. Io canto e aspetto te. Sono innanzitutto le persone, i musicisti, i sognatori, i viaggiatori, quelli che devono raccontare una storia. Siamo quelli che hanno davanti alcune migliaia di persone che vogliono sentirsi raccontare qualcosa. Questi sono i nomadi. Ascolta, ma sono tanti anni che ci sono persone che vogliono sentirsi raccontare qualcosa, come dici tu. Fortunatamente, nel senso che noi abbiamo sempre qualcosa da dire. Abbiamo sempre un angolo nascosto di noi stessi da raccontare, da confessare. E poi viviamo con le antenne bene sintonizzate, con le orecchie aperte, quindi abbiamo la sensibilità, secondo me, giusta per poter essere dei raccontatori. E fortunatamente abbiamo sempre davanti a noi molte migliaia di persone che vogliono sentirsi raccontare delle cose, alla nostra maniera. Ma come spieghi la presenza di giovani? Io sono venuto con voi in questi giorni a vedere i vostri concerti, ho visto tantissimi giovani presenti, e giovanissimi. I giovani sono la grande forza, la grande energia, sono la grande pila che aziona questa macchina. I giovani, nel senso che sono passati 2 o 3 generazioni da quando noi abbiamo cominciato, e ci troviamo davanti sempre lo stimolo nuovo di dover raccontare le cose dall'inizio, con una grande attenzione per la nostra storia e con grande vigore sulle cose nuove da raccontare. E loro stranamente sentono che noi siamo originali, autentici.
loro sono sensibili alla semplicità e alla autenticità. Voi che avete toccato diverse generazioni, che avete avuto un contatto direttamente forte con il pubblico, e come ti sembra che siano cambiati i giovani dagli anni 60, 70, 80, ormai siamo nel 90? Ma io credo che in generale i grandi sentimenti dell'uomo rimangano intatti, siano sempre gli stessi, cioè il meccanismo che muove le passioni sia lo stesso identico, 50 anni fa, 100 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, oggi, domani, siano gli stessi. Cambiano alcuni moduli di espressione, cambia un po' il linguaggio per poter raccontare queste passioni. Però essere musicista, essere cantante, essere scrittore di canzoni vuol dire anche essere disposti a imparare un linguaggio nuovo per arrivare poi a cantare le passioni dei giovani. I giovani, dicevo, sono uguali, sono rompiscatole, sono presenti, sono vitali, sono un po' la spina nel fianco della vita in generale, sono un riferimento, sono quelli che ti fanno tenerezza perché devono crescere. In fondo è un po' come rivedersi un'altra volta allo specchio, siamo noi giovani ancora con tutto quello che comporta essere giovani. E poi è bellissimo perché i giovani ti regalano veramente molto entusiasmo nei concerti, fuori, ti sentono uno dei loro, questo è bellissimo. Ghiacciata, aderò a pasta e fagioli, eluderò tutti i telegiornali, piangerò per te che non so se sei giù all'inferno o in paradiso, ma hai perso il sorriso. Dammi una chitarra e poi vedrai come canterò la gioia dei 60 come una volta griderò. Ah, yeah. Da stasera da domani alzerò una barricata, i sogni, fumetti e barattoli di buona e rossa marmellata, guarderò la mosca planare, lascerò il campanello suonare, piangerò per te qui non so se sei giù all'inferno o in paradiso, ma hai perso il sorriso. Dammi una chitarra e poi vedrai come canterò la novia del secolo. Seduto sul pavimento mangerò fichi uva e cioccolata, agirò da clandestino, stare insonne fino al mattino, piangerò per te che non so se sei giù all'inferno o in paradiso, ma hai perso il sorriso.